Signori, buonasera. Benvenuti di nuovo su Days Gone. Nell'episodio precedente è morto Taylor, un drogato. E adesso, dato che non abbiamo per adesso missioni primarie, ci andiamo a fare qualche secondaria e ne abbiamo qua una proprio vicino. Torna a Wizard Island e parla con il colonnello Ehi là. Domin Gabrielan. Qua è il nostro colonnello. Colonnello, buongiorno, Patomeo, come stai? Come va la famiglia? Ho Colonnello, un richiesta baffetto di per me? Super Mario. Caporale. Dicono sono Sara, devo parlarti. Beh, sì, ci sono. Sembri di buon umore. Ci siamo. Il sequenziatore del DNA era il frammento mancante. Sono pronta, Dicono. Sono pronta a testare il mio siero. Wow, come posso aiutarti? Ti spiegherò quando sarai qui. Chiudo. Ah, ok, ce l'ha fatto risentire il dialogo e abbiamo la missione principale. Penso di dover andare da Sara. Adesso è comparsa la missione. Dove cazzo è Sara? Vabbè. Aspetta, ne vorresti uno vivo? Non posso testare soggetti morti. Tieni. Questo cos'è? Un sedativo speciale. Catturane uno e portalo qui prima che si riprenda. Ci sono molto vicina, Deacon. Manca poco. Sì, signora. Deacon, rispondi. Attenzione. Sto andando a cercare la larva che mi hai chiesto. Bene, ma me ne serve una specifica, chiaro? Aspetta un attimo, una larva specifica. C'è un vecchio rifugio a sud, non distante dalla Rim Drive. Ora ospita un'intera colonia di larve. D'accordo. Ok, contattami quando sei sul posto. Chiudo. Perfetto, raga, non ci... Colonia di larve. Dovevo andare in Mica questo non vedo posto, l'ora. prendere una larva viva e portarla a lei per vedere C'è già un se rapporto. funziona. Ehi, Cazzo vuoi, capitano, sono corri? in missione per il tenente Whittaker. Sono impegnato ora. Ricevuto. Contattami quando hai finito. Siamo pronti a testare l'arma di Weaver. Chiudo. Minchia, vedi, Ah, raga. merda. Mi sa che Sara non riuscirà a battere sul tempo Weaver. C'è quale? La soluzione è... Allora, Weaver combatte contro un'arma chimica Sara, per sono qui. distruggerle. Lei vuole curarle. Se Bene, adesso devi questa cura cercare non una ragazzina funziona... con una maglia rossa. È una di quelle maglie con i gattini dei Mici Amici. Strano che il colonnello non abbia già bruciato questo posto. Ho chiesto a Perché la Matt di non conosce? toccarlo. Sono mesi che sto studiando il sangue dei soggetti più giovani. Mi serve per il siero. Ok, ma come faccio a catturare la ragazzina senza uccidere gli altri? Non ne ho idea. Inventati qualcosa, non lo so. Mi serve la ragazzina con la maglia rossa. Ragazzina con la maglia rossa, ma io st'arma dove ce l'ho? Ah, ce l'ho qua. Mica, devo stare attento io, quindi non devo... Ok, tu puoi morire, tu pure. Ok, non sono loro. Oppure non hai la maglia rossa. Cercando di cercare questa ragazzina, ma non la vedo. Oh, minchia, eccolo, eccolo. L'ho preso. Ma devo eliminarmi le altre, però. Guarda come scasseranno. Tutti. Oddio, con l'acqua. Mamma mia. Puttana questa cosa della guerra. Beh, sai che a me non cambio, li curano, li ammazzano. Volevi uno vivo. Ecco, ti ho accontentata. Sicuramente farà una puzza di merda. Vediamo, siamo arrivati qua. Vediamo che cazzo succede, sono curioso. Merda, Cristo santo! Capitano, è pisciato sulla moto. E colonnello non vuole animali domestici sull'isola. Il tenente ha bisogno di una cavia. Ah, vedo che andate molto d'accordo. Tu e il tenente Whittaker. Faccio solo il mio lavoro, signore. Bene, è la cosa migliore. Il colonnello non ammette amicizie tra soldati e ufficiali. Oh, no, no, no. Questo non è il mio caso. Bravo. Perfetto. Signor, sì. Questa non me la racconta giusta, raga. Ok.
sono organismi biologicamente incasinati. È complicato calcolare il dosaggio. Aspetta, fermo. Ok, ci sono. È su questo che sto lavorando. Resiste ancora qualche secondo. Tienilo. Cosa? Successo. Porca puttana. Ma che diavolo? Non so cosa ci hai messo, ma quella roba picchia parecchio. Cazzo! Biologica. Oh mio Dio, stai cercando una cura. Speravo, una volta recuperata la linea cellulare alla Cloverdale, di poter creare anticorpi in grado di contrastare gli effetti del virus. Gesù. Ma tutte le ricerche e tutti i mesi di lavoro non hanno portato a nulla. Non posso salvarli. Non esiste modo per invertire il processo. Rialzati, resisti sempre e riprova. Non hai visto cos'è successo? Le cellule di quel bambino sono letteralmente esplose. È per questo che non puoi mollare. Cosa? L'hai chiamato bambino. Sai quante creature come lui ho ucciso? E non mi è mai passato per la testa che un tempo fossero persone. Ho conosciuto una ragazza che parlava così dei furiosi. Per lei erano persone malate. Credevo che fosse matta, ma in realtà la vedeva come te. Pensi che sia matta? No, no. Anzi, sei la prima sana di mente che incontro da 2 anni. Ricordo la notte in cui ci siamo separati. E la verità è che non ti ho persa quando sei salita su quell'elicottero, ma la sera dopo. Io e Boozer siamo arrivati al campo profughi in cui pensavamo di trovarti, ma i furiosi erano ovunque, gli elicotteri bruciavano e le urla erano strazianti. Abbiamo lottato, abbiamo vinto, ma restavano solo corpi, corpi dappertutto. Ho guardato in faccia ogni singolo cadavere, saranno stati un migliaio o più. Ho controllato uno a uno, quella è la notte in cui ti ho perso. E Boozer, lui ha cercato di tenermi in piedi per i 2 anni successivi, ma io ero come svuotato, me ne fregavo. Poi ho visto in cielo un elicottero della Nero e ho iniziato a sentire qualcosa. Così ho pensato, vaffanculo! Tutta la verità, ragazzi, stiamo dicendo. Perché se ancora viva la troverò e fuggiremo in moto senza guardare indietro. Non voglio far parte di una milizia, combattere una guerra o vivere in uno schifo di campo. Perché sei ancora qui, allora? Sono qui per te. Ti dedichi anima e corpo alle ricerche. Non hai mai smesso di lavorare. Mentre gli altri pensano solo a sopravvivere, tu cerchi di salvare il mondo. Sì, beh. Senza troppa fortuna, direi. Quindi rialzati. Resisti sempre. E riprova. Torniamo alla Cloverdale. Servono attrezzature e tutte le informazioni possibili. Sul serio? Mi aiuteresti? Sì, certo. Perché so che tu credi in questo. Non arrenderti. Andiamo a nord. Quello è l'unico modo. Fingeremo di cercare scorte. Sì, ma senza tornare. Come 2 disertori. Se dovessero prenderci, finiremo alla furca. Ma saremo insieme. Signora? Sì? Dick, il colonnello ti cerca. Sì, vado.
Mamma mia, raga. Fantastico. Caporale St. John. Colonnello. Su, vieni con me. Siamo pronti? Sì, colonnello. Sì, signore. È tutto in ordine. Il carico è sulla moto. Non sono sicuro di capire. L'arma del tenente Weaver, infine, è pronta. Dobbiamo solo testarla. Cazzo, sì. Inceneriamo un'orda? Qualcosa non va, caporale? No, signore, no. Splendido. Non vedevo l'ora. Così mi piaci, ragazzo. Signori, un'orda. Questo è l'inizio di una nuova era. Coraggio. Tenete Weaver, con me. Signor, sì. Vediamo, raga, mamma mia. Cazzo succede? Perdonatemi per l'episodio un po' troppo filmato. Ma... lasciar fare a me. Cosa? Vuoi farti ammazzare? No, per questo preferisco andare da solo. Senti, non possiamo affrontare un'intera orda in una volta sola, neanche con le super Molotov di Weaver. No. Quindi... penso che scenderò lì. Mi farò notare, attirerò un gruppo per volta, poi correrò come un dannato. Troverò un modo... per rallentarli e piazzare qualche trappola. Ma sembra un po' un suicidio, ma... poi vabbè. Mi faccio esplodere tutti. Senti, se usciamo allo scoperto in due sarà il caos. Rischiamo di attirarceli contro a vicenda. Meglio se resti qui. Tieni d'occhio la scena. Se si mette male, scendi in moto e mi tiri fuori da lì. O hai un piano migliore? Non ce l'ho. Ok, ci sta. Perfetto. Quindi bisogna una grandissima perfetta. Ho altre Molotov. Ok, non mi arrenderò mai. Elimina l'orda di Tremor. Mi tornerà utile. Ah, quindi, fammi vedere. Ma, allora i gruppetti di zombie che abbiamo visto noi non è proprio una vera e propria orda. Perché adesso abbiamo tanto di vita, cioè c'è l'indicatore della vita sopra, quindi penso sia la prima. Porca puttana. Posso prendere la mia moto? Aiuto. Aspetta. Ma guarda che c'è qua. 5 Molotov al napalm. Dammi le munizioni, me le rubo dalla tua moto. Sono fullato. Questi che cazzo sono? Bomba da remoto. Beh, mi ha dato tutti gli strumenti. Cercheremo di usare quelli. Io da dove cazzo passo? Come ho detto, tutto sta nel rallentarli. Quei bastardi adorano ammucchiarsi, salire l'uno sull'altro. Se trovo uno spazio stretto in mezzo a camion, edifici o altri ostacoli, a loro servirà tempo per passare. Ma potevo passare da qua. Avrò guadagnato qualche metro. Li farai saltare in aria. Esatto, ripeti il trucco un po' di volte e... addio, orda. Questo è il piano. Oddio, raga! Buona fortuna. La fortuna non c'entra. D'accordo, vado. Ti vedo. Fammi sapere se serve aiuto. Ricevuto. Porca puttana, ma sono un casino, raga, ma non è niente a confronto delle piccole orde che ho visto io, che un pugno di zombie. Per carità sono tanti, ma questi sono troppi. Questa sì che è un'orda. Raga, saranno centinaia lì. Dio mio, mi sorprende sempre come sto gioco riesca a caricarle tutte. Tutti questi zombie, tutto questo carico di zombie, guarda qua cosa abbiamo, che bel mondo. Mamma mia. Questa bomba da remoto, io non li ho mai usati, ma cazzo, sono tipo delle C4. Così dovrebbe funzionare. Sono qui davanti! Ah, no. Perché ho fatto una cazzata, raga. Così dovrebbe andare. Si è distratti. Careccio, furiosi bastardi! Dio, dimmi che funzionano!
E adesso che cazzo faccio? Come andiamo, capitano? Ho fatto fuori circa un quarto, non mollare. Ci provo! Vai, St. John, presto! Serve ripeterlo. Funziona! La Molotov di Weaver funziona! Vedo le fiamme da qui! Bene! E non è finita! Porca di quella puttana! Hanno bruciati! Li vedo da qui! E mi sono incastrato male. Porca puttana, raga, ma è difficilissimo. Come cazzo faccio a eliminare un orco? No, raga, è difficilissimo. Ho già perso due volte. Accelera! Guarda, non accelerava, raga. Io. Come procedo? Ci sei quasi, caporale. Resterà un... Minchia, raga, stavolta ce l'ho andato proprio vicino, ma sono tante, capito? Devo studiarmi un giro. Fa parte del piano! Sei John? No. Ho altre molotov. Ma dai, ma vai a fare il culo, però, dai, raga. Bene. Stai abbandonando la missione. Dove vai? Il concetto un paio di cazzi, creati tutto quello che puoi creare. Carico. Corri, ti prego. Dimmi che sono finiti. Oh. Non posso crederci. Ce l'hai fatta. Hai annientato un'intera orda. Sì, ma non con le bombe. Sì, alla grande. Alla grande. Ma stai scherzando, ragazzi? L'ho fatto dopo un milione di tentativi e non grazie a quelle cazzo di Molotov, sono una giolla. Traumatizzante farsi un'orda. Difficilissimo, raga, difficilissimo. Qua ci vogliono, secondo me, mitraglioni e soprattutto le mine piazzate nel punto giusto, che magari loro li devi far passare, li devi fare ammucchiare, e il problema è farli ammucchiare. In questa zona qua non è che vedevo tante cose. È fatta, grazie a te. Grazie, Weaver. Sembravi invincibile, mai visto niente del genere. Hai mai avuto un'orda alle calcagna? Tutta questione di adrenalina. Possiamo vincere, il colonnello ha ragione. Ehi! Allora? Mi spiace, tenente. Oh, merda. Non è andata. Dovrei trovarti un nuovo lavoro. E come ci ha funzionato! Davvero? Devi esserci, li abbiamo inceneriti. Oh, cazzo! Stanotte si festeggia alla mensa ufficiali. Ah, oh, certo! Sento già odore di promozione. Vieni con noi. Sai una cosa, vi raggiungo più tardi. Devo sbrigare una faccenda. Va bene, come vuoi. Che è successo? Che cosa ha visto? Questa è l'ultima. Attento a non rompere niente. Alcuni oggetti sono insostituibili. Che succede? Dov'è il tenente? Caporale St. John? Mi dispiace, signore. Nessun problema. Tutti i ricercatori più importanti sono stati trasferiti. Trasferiti? Dove? Perché devo consegnare le scorte che mi aveva chiesto. Sì, capisco. C'è stato un... Facciamo due passi. Vieni. Che è successo, raga? Mi spiace, ma sono gli ordini. Matt, non puoi farlo. Non puoi tenermi chiusa. Riposo, qui dentro. Capitano. Il signore disse a Noè: entra nell'arca con la tua famiglia, poiché tu solo
sei degno dinanzi a me in questa generazione. Ma di che stai parlando? Mi dispiace, tenente. Poi, colonnello, aspetta! Ehi! Tutto ok? Tutto ok. Signora, ho trovato le scorte che aveva chiesto. Va bene, vieni. Sto lavorando a un nuovo incarico. Si tratta di veleno. Ascolta, quando lo trovi stai attento. Il minimo errore può costarti caro. Ricevuto. Ti porto via da qui. Grazie. Sì, signora. Minchia, raga. Che ti ho visto. Capitano Curi, mi ricevi? Sono qui, capitano. Il colonnello vuole vederti. È nelle sue stanze, nell'arca. Le sue stanze? Dal campo principale, supera il primo deposito. Poi segui il passaggio a sinistra. Ok, sai di cosa vuole parlarmi? Del registro dei turni. Non farlo aspettare, caporale. No, signore. Sì, con calma, con calma. Ti hanno candidato per un progetto importante. Non fare cazzate e forse c'è una promozione per te. Sì, signore. Passo chiudo. Mamma mia, come si è buttato. Progetto guarda. Importante, che progetto? Caporale St. John, non tollero l'insubordinazione. Soldato, sto cercando di lavorare. Fuori! Scusi, signora, ordini del colonnello. Devo tenerla sempre sotto controllo. Tenente, chiedo scusa. Chiamo perché avrei una domanda sulla tua ultima inchiesta. Sì, caporale. Beh, qui dice di raccogliere della cicuta. Sì, cresce sul versante nord della palude di Klamath. La troverai di certo. Palude di Klamath, ok. Mi raccomando, caporale, è altamente tossica. La pianta più velenosa di tutto il Nord America. Ok, farò attenzione. L'ultimo rapporto dava presenza di corvi infetti. Serve qualcosa per bruciarne i nidi. Bruciare i nidi, ricevuto. Un'ultima cosa. Quell'altro progetto a cui sto lavorando. Avrò nuove informazioni a breve. Grazie, caporale. Tenente Whittaker, chiudo. Dobbiamo parlare quindi con il colonnello, con il capitano, scusate. Dovremmo parlare con lui. Dovremmo raccogliere pure del cicuro, come cazzo si chiama, del veleno per sa. Caporale St. John, vieni, entra, da un'occhiata alla mia casetta. Mi piace come l'hai sistemata. Niente male, eh? Se avessi fallito, dove sarei? In una grotta più fredda da quella parte. Sì, l'ho saputo, neanche lei l'ha presa troppo bene, vero? Direi di no. Ti serve qualcosa? No, sono a posto. Aspetta però, potresti farmi un favore? Lo senti? Che cosa? Esatto, niente. Il colonnello ha qualche problema con la musica. Deve essere un mennonita. Ce l'hanno con il ballo. Come? Il ballo? I mennoniti amano la musica, ma non la danza. Lasciamo stare. Davvero? Comunque mi servono cuffie e un lettore MP3. Insomma, quello che c'è. Dei suoni. Stai scherzando? Ti pare che scherzi? Ok, grazie. Ma che cazzo è che devo procurare MP3 la musica? Ma vabbè, gli ordini sono ordini. Va bene, abbiamo due missioni. Praticamente dobbiamo cercare qua. Questo cos'è? Recupera. Ok, qua dobbiamo recuperare la cicuta per Sara. Mentre qui dobbiamo incontrare il colonnello. Signore, io... Sai, quando ero giovane, esploravamo molto spesso le caverne alla ricerca di scritture rupestri dei Modok e incisioni risalenti a millenni fa. Sai, i primitivi non hanno mai vissuto in queste grotte, nel freddo e nell'oscurità. Ma guarda noi, guarda come siamo caduti in basso. Colonnello, stavo... Il soldato cercando... che usciva in missione per i tenenti Whittaker e Weaver, l'uomo che hai sostituito, ha disertato. Ha fatto irruzione nelle mie stanze private e ha portato via con sé una sacra Bibbia. Beh, la rivoglio indietro. Sì, signore.
Ho segnato sulla mappa la sua ultima posizione. Puoi andare, caporale. Ok, come siamo caduti in basso, missione completata. Wizard Island. Va bene, raga, dai, spacchiamo tutto, facciamo il mondo, andiamo intanto qua a fare questa missione per nostra moglie, perché nostra moglie ha la figa e di conseguenza la precedenza. Va bene, la moto ce l'abbiamo, leva di dare palle, andiamo di qui, porco, mamma mia, che ci passiamo, si tolga, Bartolomeo, me ne servono tre, no, cinque, poi ne raccolgo due, quindi basta che ne raccolgo tre. Devo trovarne ancora. Preoccupare, dicono che la troveremo. Comunque, stare in questa palude non è che mi tranquillizza. Cristo, aveva ragione, dei grami. Oh, maledetti corpi infetti. Non mi lasceranno in pace se non brucio i nidi. L'ho presa, fregatene dei nidi, dico. L'abbiamo presa, non ti preoccupare. Sì, dai, vai a fare il culo. Io vado per farmi la missione, trovo l'orda. Madonna mia. Ah, proprio questa è un'orda vera e propria, raga. Bella cazzata, è un'orda simile a quella di prima. Perché prima avevamo bene o male più oggetti, ora non abbiamo un cazzo. Io devo cercare del cazzo di MP3 qua. In mezzo al bordello. Allora, raga, praticamente sono arrivato sul luogo, ma... c'è un'orda all'interno di quel campo ed è un casino per me, quindi ritorno a consegnare il veleno a Sara e vediamo poi se magari in un secondo momento che ci ritorniamo non lo troviamo così, perché così è impossibile, c'è proprio una vera e propria orda e io non ho niente per affrontare. Ricky chiama Lost Lake, rispondete. Ehi, Ricky, cosa c'è? Ricky, Boozer, mi sentite? Dico chiama Lost Lake, rispondete. Volevo solo capire di cos'altro avesse bisogno Eddie. Lei... Ricky, non ne ho idea. Boozer! Ricky! Fagliela vedere, Boozer. Beh, vuoi assaggiare? Fai pure. Grazie, caporale. Sei stato attento? Questa roba è tossica. Sì, certo, signora. Ascolta un piano, non c'è tempo per le spiegazioni, ma tornerò qui tra poco. Preparati a tagliare la corda, okay? Caporale, non ti ho ringraziato. Riposo. Ho un piano. Missione completata. Non mi arrenderò mai. Oh, dardo avvelenato, lo sapevo. La balestra, possiamo usare quella pianta lì per creare, penso, i dardi avvelenati. Molto interessante. Bene, a questo punto abbiamo dei punti abilità, raga, che io me li metterei su una cosa specifica, perché ne abbiamo due, se non sbaglio. C'è... no, non è qui. Su sopravvivenza, penso. Incrementa nettamente la rigenerazione del vigore, ripristina parte del vigore quando subisci danni. E di qua, per esempio, nelle orde, queste cose qua, potrebbe far comodo. Riduce il tempo della rigenerazione del vigore. Eccolo. Facciamo questa cosa qua, raga, perché è molto importante. Avete visto come lo andiamo a finire nelle orde e poi ci ritroviamo nella merda. Detto questo, siamo un pochino scarichi di qualsiasi scorta, quindi tornerei dal mercante e vedere se possiamo comprarci qualcosina. Ok, vai a fare in culo. Ok, abbiamo altre due missioni. La spia anarchica, trova questa via, quanto costa sopravvivere, esci in moto, incontriamo Brian. Sì, raga, io farei questa. Questa missione alla fine si è annullata. Ah no, ancora posso farla. Cioè, io devo cercare in mezzo all'orda nidi e bordelli un lettore MP3 assurdo.